Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qua nell'unboxing, recensione e mic test del gaming headset Saze SA 921, appunto della Saze. Comprate a 30 euro su Amazon, prezzo scontato, in realtà era 28 euro, prezzo scontato, da 50, costano 50 originariamente. Allora, andiamo a vedere subito cosa contiene la scatola, ma prima io direi di fare una breve panoramica sulle specifiche, vediamo se riesco a metterle a fuoco. Eccole qua, sono tutte specifiche riguardanti la frequenza, cose insomma elettriche, sia del microfono sia delle cuffie, più alcune caratteristiche del peso, della lunghezza, ma insomma quelle le potremo vedere da noi. Allora, la scatola la apro con voi per la prima volta. Troviamo, eccole qua, subito le cuffie con la, scusate, ho fatto un casino, subito le cuffie con la carta dei pallini, spero che si veda anche abbastanza bene. Ciao. E estraiamo le cuffie dalla confezione. Ecco le cuffie con anche il microfono attaccato. Allora, solito, vabbè, libretto di istruzioni, non me ne frega niente. Queste sono le cuffie. Allora, noto che, vabbè, sono mediamente pesanti, non mi sembrano eccessivamente pesanti. C'è questa rivestitura interna, insomma, per la testa, per non far appoggiare la testa sulla plastica, insomma, per farla, per essere comodi, insomma. Questo è molto morbido, il mio dito affonda davvero, che è un piacere. E poi abbiamo il microfono che è allungabile a 120 gradi, reversibile. Questo penso sia una cosa abbastanza positiva, perché insomma è così, è abbastanza maneggevole, ecco. Padiglione sinistro, padiglione destro, apertura abbastanza larga, ma insomma, beh, non penso che di avere la testa di una portaerei. E non so se si vede, scusate l'illuminazione un po' schifosa, c'è scritto Saze qua, poi ci sono questi due cavi che passano sopra, vabbè, per collegare insomma le cuffie, vabbè. Dopodiché andiamo a vedere anche qua. Allora, abbiamo questo è il cavo, oilà. Allora, qua abbiamo il che casino. Allora, qua c'è il cavo da 3 mm e 5 che si attacca qua dentro. Questo è l'adattatore. E dall'adattatore escono due cavi, uno per il microfono e uno per le cuffie, solito rosso, cioè rosa verde. Poi abbiamo anche l'adattatore per l'Xbox 360, che però francamente non lo uso perché non ce l'ho. Eccolo qua. Allora, rieccoci qua nella seconda parte. Dunque, in questo momento mi state sentendo con l'audio del microfono e devo dire la verità, non sono estremamente soddisfatto del microfono più che altro. Allora, le cuffie confermo la mia buona impressione. I bassi si sentono molto bene, sono comode, sono un pochino pesanti, ma neanche tanto. Io le riesco a tenere abbastanza buone. Più che altro è che magari può far sudare un po' l'orecchio perché questa pelle, non so se finta pelle o ecopelle, non lo so. Comunque, non è. Io avrei preferito tessuto. Io preferisco tessuto che è più. È meno caloroso, ecco. Comunque è elastico, quindi si adatta perfettamente alla testa. Per quanto riguarda il microfono, si sente un fastidioso rumore di sottofondo. Questo non so a cosa sia dovuto, probabilmente la qualità del microfono non è eccelsa. Sicuramente nei miei video lo rimuoverò con Audacity o Audacity, che dir si voglia. Però insomma, è chiaro che adesso in un mic test devo farlo così, grezzo. E vabbè, diciamo si può anche passare oltre, però non è. Avrei preferito un microfono un po' migliore. Nel controller qua abbiamo la rotellina per le cuffie e questa è separata dagli altoparlanti, quindi gli altoparlanti
il loro volume resta uguale, questa si alza e si abbassa, quindi ha un ulteriore volume. E poi c'è uno switch per il microfono, ora è on e ora lo rimetto on. Niente, non so più cosa dire. Ah sì, un'ultima cosa, c'è un fastidioso fruscio di sottofondo anche nelle cuffie, ma questo è dovuto, ma è comunque molto basso, non è che si, cioè adesso che sto parlando neanche me ne rendo conto, però è dovuto proprio al microfono, perché praticamente il microfono comunque, a quanto ho capito, dà un po' di segnale alle cuffie, cioè se io lo avvicino sento un po' di eco nelle mie cuffie, anche senza aver attivato nessun tipo di eco. Perciò il rumore di sottofondo si propaga alle cuffie, cioè capite quanto cazzo è, come dire, quanto cazzo è potente nel microfono il rumore di sottofondo se si propaga fino alle cuffie. Comunque ho notato che staccando il microfono il rumore di sottofondo non c'è più. Quindi io in compenso gli do un 6 a queste cuffie, ma perché mi sarei aspettato di più soprattutto dal microfono. Sono stato davvero deluso, purtroppo, però comunque le userò con Audacity, riuscirò a migliorare spero, l'audio. Allora, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti.